Filippo De Santis, direttore del Teatro di Varese, ha deciso di candidarsi nella lista di Forza Italia a sostegno di Matteo Bianchi, sindaco. Inevitabile chiedergli di quanti teatri abbia bisogno Varese. Allora, intanto la mia candidatura è dettata dalla voglia di impegnarmi in questa tornata elettorale a sostegno di Matteo Bianchi, che come candidato sindaco ha messo già nelle prime interviste al primo punto la cultura e soprattutto il teatro. È un atto di coraggio, perché la cultura purtroppo viene, o chi lavora nell'ambito culturale, viene sempre visto con sospetto se si schiera politicamente, ma la cultura appartiene a tutti e quindi credo che sia un dovere come operatore culturale di impegnarmi anche nell'ambito politico a sostegno di questo settore. Circa i due teatri, la città deve ritrovare una sua vocazione in ambito culturale. Deve crescere, non ha un assessore alla cultura, non l'ha avuto per un bel po' di tempo e pertanto è necessario iniziare un lavoro molto impegnativo per farla tornare a vivere pienamente. Bisogna che non si sostituisca un teatro all'altro, poiché appunto per fare un passo avanti la città ha bisogno di due teatri e non di un solo teatro. E forse direi anche di tre teatri, di quattro teatri. Più spazi e più opportunità ci sono per accedere ad eventi culturali e più questa città avrà modo di crescere e di diventare un punto di interesse anche a livello regionale. Simone Longhini, Forza Italia, già assessore alla cultura di Varese, ha detto che il Festival Natura Urbana con Paul Fiore all'occhiello dell'attuale amministrazione è stato snaturato. Che cosa significa? In caso di vittoria del vostro candidato Matteo Bianchi, Natura Urbana resterà così com'è? Sì, significa che rispetto all'idea iniziale, che era quella di aprire le ville della città per il pubblico che venisse a visitarle, in realtà si è trasformato in qualcosa di diverso, più un elenco di spettacoli non molto collegati uno con l'altro e soprattutto con un costo diventato davvero ingente. Stiamo parlando di circa 200.000 euro all'anno, che per tutte le edizioni che si sono svolte ammonta a 800.000 euro. Crediamo che si sarebbero potuti investire questi fondi pubblici in altro modo, più a contatto diretto con il tessuto culturale della città di Varese. Ricordo che ci sono quasi 100 associazioni culturali che fanno iniziative assolutamente degne di nota e quindi riteniamo che per il futuro questa manifestazione potrebbe mutare radicalmente, nel senso che vi è una iniziativa che si chiama Ville Aperte in Brianza, che è un'iniziativa storica che punta proprio ad aprire le ville di una zona della Lombardia, ma già si è espansa a 5 province lombarde, ai visitatori. Questo si potrebbe fare, crediamo, con un investimento molto inferiore. E tutti i soldi risparmiati in questo modo si potrebbero invece investire e dedicare a iniziative legate al territorio e al nostro tessuto culturale cittadino. L'obiettivo di Natura Urbana era quello di attrarre visitatori da fuori Varese, quindi fare pernottamenti in più, aumentare gli indotti della ristorazione e dei negozi, ma tutto questo non è avvenuto, non a detta mia o detta nostra, ma a detta dell'associazione di categoria degli albergatori e dei ristoratori, che hanno evidenziato che non c'è stato un pernottamento in più grazie a questa manifestazione e nemmeno un indotto commerciale e della ristorazione. Quindi crediamo che davvero bisogna cambiare registro e puntare su altro per il futuro culturale di Varese, che ricordiamolo è uno dei temi su cui punta anche diciamo il governo nazionale per rilanciare il nostro paese dopo un anno e mezzo di pandemia. Quindi crediamo che sia giusto inserirsi in questo viatico e che ci possa portare davvero risorse sul territorio per far rinascere la nostra città, il nostro comune anche dal punto di vista culturale.